Ibarra, Dario Battisti ne paga una bella quota, 7,33. Revenge Bar in questa categoria ci starebbe molto, ma non c'è tempo perché si va in partenza. Quote figlie del fatto che c'è poco gioco. Allo stacco la lotta è tra il numero 3 di Run for Gusty, con all'esterno il 5 di Regina Trio e il 2 di Romigo. I tre sono ancora in lotta, ma Run for Gusty adesso è passato, sbaglia Riviera improvvisamente. Run for Gusty al comando nei confronti del numero 2 di Romigo, all'esterno sta pressando e passando Regina Trio, quarto in corda il numero 6 Raggio di Luce, cavalli che sono sulla retta opposta alle tribune. È partito bene dalla seconda fila anche Resi Cosmos, che è in quinta posizione, 31,8 per i primi 400 metri. E adesso Regina Trio sta rallentando, Run for Gusty si è fatto sopravanzare e così la favorita del betting è in testa, quota di 2,76. Si va così al passaggio davanti alle tribune con i cavalli che ci arrivano senza particolari modifiche. Parziale in 15,7, sposta Resi Cosmos, seguita nell'azione dal numero 6 di Raggio di Luce. Al comando Regina Trio, secondo in corda Run for Gusty, all'esterno Resi Cosmos, mentre sta calando il 2 di Romigo. Chilometro in 1,17,6 con Marco Stefani che sta controllando la situazione, anche perché Resi Cosmos per il momento non avanza più di tanto, mentre è vivace il numero 6 di Raggio di Luce che nelle retrovie si sta preparando alla progressione. Parziale in 15,6 con Regina Trio che controlla su Run for Gusty che vorrebbe la destra libera, poi Resi Cosmos sempre lì, poi il 6 di Raggio di Luce, sbaglia il 10 di Revenge Bar, la curva in 15,5 per Regina Trio che cerca di staccare nei confronti di Run for Gusty che ci prova ma si deve accontentare perché oggi Marco Stefani è scatenato e va già al triplo con Regina Trio nei confronti di Run for Gusty e poi il numero 9 di Resi Cosmos. 1,17,3, 31 a chiudere, la vittoria netta per Regina Trio e Marco Stefani, ancora Matteo Legnani al training, 2,76 la sua quota, il primo piano è tutto per il vincitore, Regina Trio è tutto.